Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Nel tutorial di oggi vedremo insieme come realizzare questa carinissima carrozzina che possiamo utilizzare come bomboniera o come idea regalo. Per questo progetto io utilizzerò un cotone numero 5 che lavorerò con un uncinetto numero 1,9 e poi utilizzerò 4 bottoncini che ci serviranno per fare le ruote. Avviamo 6 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6, mettiamo un segno. Saltiamo una catenella e lavoriamo 4 punti bassi. 1, 2, 3, 4. Nell'ultima catenella lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Passiamo da questo lato e lavoriamo 3 punti bassi. 1, 2, 3. Nell'ultimo punto lavoriamo 2 punti bassi. 1, 2. E chiudiamo con un punto bassissimo nel punto che abbiamo segnato. Ci alziamo con una catenella, mettiamo un segno, adesso lavoriamo un aumento, per cui 2 punti bassi nello stesso punto, 3 punti bassi, 1, 2, 3, adesso lavoriamo 3 aumenti, 1º aumento, 2º aumento, 3º aumento, 3 punti bassi, 1, 2, 3 e terminiamo con 2 aumenti. 1º aumento, 2º aumento e terminiamo con un punto bassissimo nel punto che abbiamo segnato. Abbiamo un totale di 18 punti bassi. Ci alziamo con una catenella, mettiamo un segno, adesso lavoriamo un punto basso, un aumento, 2 punti bassi nello stesso punto, 3 punti bassi, 1, 2, 3, adesso lavoriamo un punto basso, un aumento. Ripetiamo, un punto basso, un aumento, un punto basso, un aumento, 3 punti bassi, 1, 2, 3, adesso lavoriamo un punto basso, un aumento, un punto basso e terminiamo con un aumento. Abbiamo un totale di 24 punti bassi e chiudiamo con un punto bassissimo nel punto che abbiamo segnato. Ci alziamo con una catenella, mettiamo un segno,
Adesso lavoriamo 2 punti bassi. 1. 2. Un aumento. 3 punti bassi. 1. 2. 3. 2 punti bassi. 1. 2. Un aumento. Ripetiamo, 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. Ripetiamo, 2 punti bassi, 1, 2, un aumento. 3 punti bassi, 1, 2, 3. 2 punti bassi, 1, 2, un aumento, ripetiamo, 2 punti bassi, 1, 2 e terminiamo con un aumento. Abbiamo un totale di 30 punti bassi e chiudiamo con un punto bassissimo nel punto segnato. Ci alziamo con una catenella, mettiamo un segno e adesso lavoriamo un giro di 30 punti bassi in costa, per cui prendiamo solo questo anellino del punto, vedete, quello più esterno, e lavoriamo un giro di 30 punti bassi. Dopo aver lavorato i 30 punti bassi, chiudiamo con un punto bassissimo nel punto segnato. Ci alziamo con una catenella e adesso lavoriamo 3 giri di 30 punti bassi in maniera normale, per cui prendiamo il punto completo e lavoriamo 3 giri. A questo punto chiudiamo con un punto bassissimo e tagliamo il filo. A questo punto, dopo aver lavorato la nostra culletta, pieghiamo a metà il lavoro e contiamo 8 punti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e nell'ottavo punto inseriamo il nostro secondo colore. Lavoriamo 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 2 punti di base, 1, 2 e lavoriamo 10 punti bassi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3 catenelle, 1, 2, 3, saltiamo 2 catenelle, 2 punti di base, 1, 2 e chiudiamo con un punto bassissimo. A questo punto lavoriamo 3 catenelle, 1,
2, 3, giriamo il lavoro e saltiamo queste 3 catenelle e lavorando in costa davanti, per cui prendiamo solo questo anellino del punto, quello più vicino a noi, lavoriamo 2 mezzi punti alti, 1, 2, 6 punti alti, sempre lavorando in costa davanti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mezzi punti alti, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3, e chiudiamo con un punto bassissimo nello stesso punto iniziale. Tre catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro, saltiamo le 3 catenelle e questa volta lavorando in costa dietro, per cui prendendo questo anellino del punto, lavoriamo la stessa sequenza di punti. 2 mezzi punti alti, 1, 2, 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mezzi punti alti, 1, 2, 3 catenelle, 1, 2, 3 e chiudiamo sempre nello stesso punto con un punto bassissimo. Tre catenelle, 1, 2, 3, giriamo il lavoro, saltiamo le 3 catenelle e lavorando in costa davanti, per cui prendiamo solo questo anellino del punto, quello più vicino a noi, lavoriamo 2 mezzi punti alti, 1, 2, 6 punti alti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 mezzi punti alti, 1, 2, 3 catenelle e andiamo a chiudere sempre con un punto bassissimo nello stesso punto. A questo punto lavoriamo le solite 3 catenelle, giriamo il lavoro, questa volta lavoriamo in costa dietro, per cui prendiamo questo anellino del punto, saltiamo le 3 catenelle e lavoriamo 2 mezzi punti alti, 6 punti alti, 2 mezzi punti alti, 3 catenelle e chiudiamo con un punto bassissimo sempre nel punto iniziale.
Nel prossimo e ultimo giro, 3 catenelle, giriamo il lavoro, lavoriamo in costa davanti, per cui prendiamo questo anellino del punto, vedete quello più vicino a noi, e ripetiamo la stessa sequenza di punti. 2 mezzi punti alti, 6 punti alti, 2 mezzi punti alti, 3 catenelle e terminiamo con un punto bassissimo. Tagliamo il filo. Ed ecco pronta la nostra carinissima carrozzina, che potete utilizzare come bomboniera o come idea regalo. Io spero che questo progetto vi sia piaciuto. Come sempre vi ringrazio per aver seguito il video e vi aspetto al mio prossimo tutorial. Ciao!